Giocare al grande gioco del rock and roll, che si può anche mettere un mantello, che mettono quelli che hanno i superpoteri. Io lo so quali sono i superpoteri. L'amore è un superpotere, l'intelligenza è un superpotere, la tolleranza è un superpotere, la diversità è un superpotere, la passione è il superpotere, ma il più forte di tutti è il desiderio. Il desiderio è il più forte di tutti. Grazie a voi, mi avete fatto vivere un sabato sera spaziale. Grazie di cuore, come un fratello ve lo dico. Grazie. Questo spettacolo voglio far divertire la gente. In uno stadio d'estate, io stesso da pubblico amo l'idea di venirmi a divertire. Io non lo so com'è il mio pubblico, non lo so bene, però ho una sensazione. Cioè non te la saprei dire com'è, però la sensazione ce l'ho di com'è. Presumo che il mio pubblico sia sveglio, sia di gente aperta, di ragazzi in gamba, di gente che ha un'idea del futuro. Qua mi ha fatto crescere, papà, capito lì come funziona. Fino a che non entra il riff, quello che sonna, che va, capito? Quello che cresce. Ok, per adesso gli diamo una roba. Sì, quadrata, random, due giri. Da lì in poi attacchiamo la struttura del pezzo e va fatta come va, cioè non si può non pensare. Questo è un inizio, per cui questo è un overture, no? Per cui deve funzionare da overture. Questo una che viene che va, capito? Mai. Sì.
Ho fatto pure la foto. Qua. Pronto? Sì, sì. Chuck. Dove cominciamo? Dove siamo? Dove siamo? Siamo a New York. Siamo nei Red Bull Studios. Un bel posto, devo dire. Siamo venuti qua per 15 giorni per preparare la preproduzione, per preprodurre la parte musicale dello spettacolo. In cui ho coinvolto, come nell'ultimo tour, due musicisti della mia band importanti per me, che sono Riccardo Nori alla chitarra e Nucci Cristian Rigano. Bravo, regista. Questo è un grande giorno da vivere. Non è solo un tastierista Rigano, è anche un arrangiatore, per cui è una figura molto importante per me e molto creativa. E Riccardo è oltre a essere un chitarrista, è anche autore insieme a me di musiche di tante mie canzoni, e inoltre è uno che ha anche la visione dell'arrangiamento. Quindi con loro si fa la prima fase, si aprono i pezzi, si ragiona sulle cose che si possono fare, loro hanno un carattere che per me va bene per lavorare con me, perché accettano questa mia forma di multipolarità, no? Per cui si passa da un pezzo all'altro, si interrompe un lavoro, se ne apre un altro, si interrompe una canzone, se ne apre un'altra, rifacciamo tutto, no? Ripartiamo, no? Ritirami fuori quella di ieri, quella che abbiamo fatto alle 6, ti ricordi? Avevo messo... E dopo lo stacco partiamo con questa roba qua. Sì, sì. Poi dai, da arrangiare lì. Quando questa cosa qui, per starmi dietro, mi rendo conto che ci vuole un po' d'abitudine e anche un po' di gusto di farlo, insomma. Perché uno mi può anche dire, senti, sai che te dico? No? Verde. And what about also some black beans? Sorry, black beans as well. Okay. Io non ragiono sulle canzoni da fare. Ragiono come se fosse un disc jockey, no? Mi porto dei dischi, me li porto tutti, mi porto tutti i successi, mi porto un po' di cose, e poi so che poi ci sono dei momenti clou nello spettacolo, no? Io sono un DJ, per cui quello è sempre il mio modo di fare le cose. Nasco lì e morirò lì. Dopo ti metto anche i tempi. Poi vediamo quanto siamo disperati o quanto siamo contenti. Per me esiste la serata, no? Esiste la pista, esiste un racconto che io inizio e porto fino in fondo. E ti faccio salire, ti faccio scendere, ti accompagno, ti creo tanti stati d'animo, no? Sì, sì, è figa. L'idea dell'overture è fantastica. Perché poi dopo facciamo tutto acceso, l'alba, bello, molto bello, i due pezzi nuovi. Per sì, cui... poi secondo me chi era al concerto precedente si rientra subito. È una cosa pazzesca. Rientri lì e dici, cazzo, sono ripartiti dal pezzo che non ho finito. Fantastico. Cazzo, roba. È divertente, a volte mi mette agitazione, perché fare una scaletta a volte è complicato, perché poi io mentre faccio la scaletta penso anche ai visual. Tutte queste cose sono tutti pensieri insieme, in simultanea. Bello, cazza dritta, bellissimo. E qua capiamo cosa succederà. Per me è molto importante, quando faccio un mio pezzo storico, che io lo senta lì in quel momento, che non sia una rievocazione storica, ma che sia vivo, che parli anche magari a un ragazzino di 16 anni che è venuto a vedermi quella sera, che io gli faccio un pezzo positivo, il ragazzino di 16 anni se la vive come se l'avessi scritta stamattina. Cioè, si possono fare delle situazioni a stacco che comunque ha effetto. Questa roba qua bisogna che noi li tiriamo dentro una roba ipnotica. Go! Devono dire, che cazzo succede? Ehi! Mi sentite? Cos'è sta roba? Anche perché narrativamente io arrivo dal futuro. C'è un gioco filmico, io sono dentro un film e quindi esco fuori e io stesso devo, capito? Cioè, è una figata questa roba qua.
cioè vado in giro. Cioè, la gente comincia a ballare. Questa onda che va, questa onda che viene, che va. Questa onda che va, questa onda che viene, che va. Perché dicono che dobbiamo fare. E lì si balla. Capiscono che cazzo siamo venuti a fare. Quando esco sul palco, no? Non so, non sono mai riuscito a relazionarmi con questo animale mitologico che è il pubblico, no? Non ci riesco io a relazionarmi con questa roba qua. Guardo sempre, cerco sempre delle storie, cerco sempre degli sguardi, cerco sempre delle persone. Delle persone, sì. E mi serve questa cosa qua. La vado proprio a cercare. Però non riesco, non c'è mai, no? Questa cosa qui del pubblico come no, come magma. Il mio pubblico non è un popolo con una bandiera, no? Non è una setta, la mia. È rock and roll. Che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa. Passando attraverso di me, passando attraverso di te. E attraverso di te. E attraverso di te. E attraverso di te. E attraverso di te. A volte mi capita proprio di vedere che al mio concerto ci sono persone che non sarebbero mai nello stesso posto, che non vanno neanche nello stesso supermercato, che non vanno neanche nella stessa, cioè proprio vanno al mare in spiagge diverse, e poi però si ritrovano dentro una canzone mia, no? E quella cosa lì per me è il massimo, perché siamo cresciuti tutti con i concerti dove il pubblico sembrava quasi in divisa, no? Rispetto a quel concerto ti metti il vestito per andare a vedere un gruppo metallaro, oppure ti metti un vestito per andare nel concerto hip hop. Nel mio concerto c'è veramente di tutto. Circa 16 anni fa. Anzi, 16 anni fa. Sì, 16 anni fa. Sì, tanto tempo fa. Ma cosa ti aspetti in generale dal viaggio? Ma aspetto intanto di vedere un concerto spettacolare. Mi aspetto qualcosa pure, insomma, da me stesso. Sei contento? No, molto contento, molto emozionato. La fatica non si sentirà per niente.
Il coraggio per me è cercare di affrontare la propria vita e non avere timore di soffrire. Ma sembra che sei triste che lasciamo... No, assolutamente. Ogni tanto ci vuole allontanarsi per poi ritrovare quello che si è lasciato. Ti asciugavo la lacrimuccia. No, compa, sono a posto. Sono immune da lacrime. Io sono una persona che sta vivendo un po' una sorta di due vite. Un ragazzino normale di Palermo che andava a scuola, che aveva una forte passione per lo sport e per la musica da sempre. Poi nel luglio del 91 io ho avuto una grave patologia che mi ha poi dato come esito una tetraplegia da lesione spinale. No, tu nel fuori del motoraggio conviene che metti. Oggi sono un ragazzo di 37 anni, una persona ormai nuova di 37 anni che coltiva ancora le stesse passioni di quando era piccolo e che adesso vive una vita un po' più complicata. Giovanni è un leone, è un amico con tutti, ma soprattutto è un leone. Giovanni è rock. È un labirinto. Un labirinto veramente. Dannate navi, riusciranno i nostri errori? No, non credo che sia qua. Lost in navigation. Altro che lost in translation. Tra poco davvero ci spuntano le due bambine di Shining e ci dicono: vuoi venire a giocare con me? Bambina! La Corsica non finisce mai. Non finisce mai. Ma quando si arriva? Però prima che finisce un'altra suonata ce la possiamo fare. La dedichiamo alla Corsica. Ci fidiamo della Corsica. Fidiamoci della Corsica. Mi sei piaciuto, vai. Fidiamoci della Corsica. La mia passione per Lorenzo nasce nel 1987. Lo vidi per la prima volta a DJ Television con cappellino, scritto Boy. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac. Corone d'oro, corone d'allora, canzoni d'amore per dirmi cosa. Ma la prima cosa che mi ha colpito soprattutto è stata l'energia pazzesca che sprigionava, canzonato, spensierato, allegro e anche un po' anticonformista. Di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù. Scegliere una canzone di Lorenzo per me è difficilissimo, perché io sono cresciuto insieme a quest'uomo qua. Sono stato importante per me, Mi fido di te, sono stato importante Fang. Poi c'è una canzone che era un po' in antitesi con quella che è la mia vita, ma io certe volte lo faccio anche apposta, che è Il ragazzo fortunato. Io non mi sento un ragazzo sfortunato da non poter cantare questa canzone e quindi mi piace farla. Cosa sei disposto a perdere? Latte, orangerie, self-service, caffetteria mediterranea sono ora aperti. Auguriamo a tutti buon appetito. Enjoy your meal. No, però è bello che quando entra ora ci sia un momento di incertezza, che non si capisce dove siamo. Cioè che il pubblico capisca che è cambiato qualcosa. E entri in una zona che la loro mente conosce, ma loro non riescono immediatamente a identificare, no? È bello che non si capisca che siamo in ora ancora. No, ho capito, però se... Cioè la chitarra deve fare sempre lo stesso pattern cambiando note. Ci sono due modi, secondo me, di fare concerti, no? Ci sono i concerti nel circuito e poi ci sono i concerti fuori strada, diciamo così. Che tu prendi e vai. Allora la lasciamo così, la riproviamo un attimo, così ce l'abbiamo. Secondo me, esatto. Poi dopo domani la proviamo con Pino. La riproviamo dalla batteria? Dalla batteria.
A me piacciono tutte e due e mi piace fare tutte e due. Però devo dire che il concerto su pista mi piace molto. La figata è proprio fare sempre lo stesso giro, perché se no diventa una jam session il concerto, no? La libidine che c'è nello sviluppare, nel guadagnare centesimi di secondo, diciamo così, artisticamente, facendo sempre lo stesso giro, è una grande figata, no? A me piace l'idea della replica, perché la replica è sempre nuova. Non è vero che la replica è come se ti dicessi fare l'amore sempre con la stessa donna è una noia. E no, con cazzo. Per me il concerto, che è sempre quello, con la stessa scaletta, però ogni sera per me è completamente diverso. Quando è in Tosca, no, lui dice e muoio disperato. Io ogni volta posso andarci a vederlo 20 volte Tosca, io piango sempre. E allora che dici? Cos'è la ripetizione? Questa è la magia della replica, questa è la magia della scrittura. Io questa cosa l'ho un po' imparata, forse la impari anche crescendo, no? Diciamo anche invecchiando. Cioè, quando sono a Cortona io, no? Che ho sempre lo stesso panorama davanti alla finestra, no? C'ho la Val di Chiana col Monte Amiata, il Monte Cetona, eh? Io ho imparato che è sempre diverso. Tutti i giorni quello stesso panorama è diverso. Quando entra nel liceo pensa di passare un'infinità di tempo e poi quando arrivi alla fine ti rendi conto che sono passati in un attimo. Se la mia scuola è la mia scuola, alla fine è uno spazio che conosco. Mi sentivo un po' protetta, però veramente la fine di un'epoca, cioè la fine di tantissime cose che sei riuscito a costruire con tanta fatica in tutti questi anni, che comunque non è che si sgretoli tutto, perché ci sono alcune cose che sono veramente molto solide. Ciao. Buongiorno. Bene, De Castiglioni, Carolina. Sì. Esponga, inizia pure a esporre il suo tema di ricerca. Allora, dopo aver letto vari articoli del filosofo e psicologo Umberto Galimberti, mi sono appassionata a questo tema dell'analfabetismo sentimentale. Dicono che è vero che quando si muore poi non ci si vede più. Il primo incontro con la musica di Jovanotti è stato quando avevo 7-8 anni, che mio padre una volta si era dimenticato di comprare il CD da ascoltare durante l'infinito viaggio in macchina verso la montagna. Allora si era fermato un autogrill, aveva preso un CD. E alla fine del viaggio in macchina siamo arrivati a mezzanotte, che sapevamo a memoria tutte le canzoni, perché ce n'erano circa 13 e noi quelle 13 abbiamo ascoltato per 3 ore di fila. Che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto dentro. Geodinamo è responsabile anche del...
del magnetismo, sì, esatto, del magnetismo terrestre. A me piacciono molto le sue canzoni perché sono delle specie di storie. Io direi adesso che possiamo passare a domande successive perché il tempo, diciamo, di scorrere. Quando eravamo più piccoli le cantavamo perché ci piaceva il ritmo, perché ci piacevano le parole, tutto il resto. Poi quando cresci vedi anche il lato emotivo più complesso della cosa. È una specie di poeta, secondo me. Dublin, that was actually Joy's name, Joy's native city. But at the end she just decides to stay at her house. Non mi ricordo niente, io ho un vuoto sugli esami di maturità, tranne l'esame d'inglese, che feci da paura, mi feci i complimenti. Tutti, ebbi il bacio del rettore, che non c'era il rettore, però venne un rettore da un'università a baciarmi. Benissimo, allora si avvicini pure. Lei prima non ha firmato, però no, devo firmare la sua scheda. Io dissi alla mia professoressa di fisica all'esame di maturità: professoressa, io questa non la so. E lei mi disse: va bene, e allora te ne faccio un'altra. Però apprezzò il diciamo, la sincerità. .44, che è un voto abbastanza minchione, perché non è quel 36 onorevole del nulla facente, no, quello proprio diceva, quello proprio non c'ha proprio voglia. 36. Non è però il 44, è proprio di quello che non ce la fa. Cioè quello che vorrebbe, ma volenteroso senza mezzi. Bene. Allora, grazie. Carissima, visto che hai concluso i tuoi studi, hai in mente per il futuro di intraprendere una carriera precisa? Beh, l'anno prossimo andrò in America perché ho deciso appunto di frequentare questa università in cui mi hanno preso e sono molto felice. A New York c'è l'università in cui avrei sempre voluto andare, perché da quando avevo 10 anni ho sempre voluto studiare recitazione. Aver coltivato una passione per così tanto tempo e aver sempre pensato che sarei andata a fare quello nella mia vita e poi realizzare che sono stata, diciamo, abbastanza brava da poter entrare, mi crea, sì, una gioia incredibile. Non avrei mai pensato di potercela fare. Non possiamo che augurarle davvero anticipato successo. Prego. Grazie. Sono nato a Patti, un paesino in provincia di Messina. Non essendo una famiglia benestante, anche le mie sorelle mi hanno sempre, diciamo, hanno sempre dato una mano anche loro, quindi sono sempre stato, diciamo, riconoscente a loro per questo. Quindi
mio successo lo ritengo frutto di sacrifici, tantissimi all'inizio della mia carriera e altri che ancora che faccio adesso, perché la fortuna sicuramente c'è ovviamente, ma non è determinante. Mi piace arrivare davanti. Mondiale di motocross, cartoline dai dintorni di questa meravigliosa zona. Un giorno tornavo da scuola e mio padre mi ha detto: guarda, vai di là che c'è una sorpresa, insomma. E ho trovato sta moto e da lì ho cominciato a girare quasi tutti i giorni. Poi a 6 anni finalmente ho cominciato a fare le prime gare di campionato regionale, così. E in Sicilia cominciavo a vincere tutto nella mia categoria e quindi mi sono dovuto spostare al nord, dove c'era il team che aveva dei mezzi buoni per puntare, diciamo, alla vittoria dei campionati. Mia madre mi ha detto: se questo è quello che vuoi tu, devi fare i sacrifici che devi fare, ecco, per portare avanti questo tuo sogno. Abbiamo camminato due pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti. Ci siamo abituati a più grandi mutamenti. Buona giornata da Maggiora Park con Tony Cairoli, ricordiamo 8 volte campione del mondo. Qui è scoppiata la Tony Mania. Sì, siamo contenti. Lorenzo sicuramente è una persona che mi somiglia molto, perché ho visto che anche lui è molto disponibile con tutti, è una persona molto umile, è un appassionato di moto in generale, di motori. Gli dà molta adrenalina e questo penso quello che un po' faccio anch'io con i tifosi miei del motocross. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene. Pioggia, vento e sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E sangue nelle vene. Ma l'adrenalina sicuramente che c'è sul palco, anche per giù e come anche la nostra in gara, il calore dei fans, dei tifosi, anche lì ci accomuna molto. Anche il fatto, diciamo, che lui abbia molta energia, molte cose da fare, anche quello ci accomuna, perché anch'io non riesco mai a stare fermo, cioè cerco sempre di fare, diciamo, di più di quello che dovrei, quindi penso che anche lui, da quello che ho visto, secondo me anche ai concerti dà sempre il 110% e sempre col gas aperto, come diciamo noi. Sappiamo che al momento giusto possa fare questo vuoto tra lo stomaco e la gola, coraggine incolmabile, tensione e ultima. Possiamo scrollare di dosso nella modernità questa idea che una cosa sia bella e una cosa è brutta. La bellezza è una cosa che occupava la mente di Michelangelo, non occupa la mente di un contemporaneo. Un artista contemporaneo non si occupa di bellezza, si occupa di cose che funzionano, si occupa di cose che arrivano, si occupano di cose che siano incisive, ma non di cose belle. Che cos'è la bellezza? Boh. Tu lo sai cos'è la bellezza? Il mio dubbio è sempre, capito, sono canzoni, come okay. Musica è una canzone, capito, d'amore. Ma facciamo l'altra. Cioè, no. Sì, no, ho capito. Non vado in cerca di conferma, io vado in cerca del contrario, vado in cerca del contrario della conferma, vado in cerca di quella che gli americani, cioè gli inglesi, insomma in inglese si chiama con una parola che è serendipity, no? Sergio,
quella cosa che di cui si parlava su è stata addosso di utilizzare comunque un linguaggio un po' oscuro, un po' guerriero. Sì, con le cose ne abbiamo parlato. Cioè bombe, parlato, le tette. No, si fa. Okay. La Serendipity, quel processo per cui tu cerchi una cosa e ne trovi un'altra. Accade spesso, no? Che tu entri in internet per cercare una cosa, poi ne trovi un'altra che è migliore di quella che cercavi o che è anche completamente diversa. L'emoticon è la vera novità degli ultimi 5 anni nel pianeta Terra. Sì, sì, cioè noi stiamo sostituendo le parole con dei segni, capito? Questa roba qui non succedeva da 20.000 anni. È una figata che la gente ce l'ha nel telefonino, capito? Per cui dice casa. Però sono tutti smiley che quando tu li pesti con la gamba, capito? Iniziano a piangere. Prima poi lui è intelligente e elabora. Cioè, non elaborare troppo, meno, elabora meno. Un po' posto. Scherziamo. Sì. Cioè, Dottore? C'è proprio il desiderio di fare una figata, perché so che si aspettano molto, so che le aspettative sono altissime e a me devo dire che le aspettative altissime mi piacciono. Cioè, perché comunque a me piace giocare proprio in Serie A. Cioè, non è che mi piace giocare, far la partitella. A me piace fare il finale dei mondiali. Cioè, mi piace stare lì, mi piace stare sul limite, mi piace stare in Formula 1 del mio mestiere. Mi piace avere il meglio, avere i migliori collaboratori, avere dei pezzi forti. Cioè, un concerto ti può cambiare la vita. A me i concerti mi hanno cambiato la vita. Io sono uscito da concerti che andavo a vedere ed ero un'altra persona. So che è successo già, che altri già si amarono, non è una novità, ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, mai, mai. Mi piace spingere un po' al limite tutti gli aspetti, l'aspetto sonoro, l'aspetto visivo, l'aspetto registico, l'aspetto anche scenografico, ma anche l'aspetto degli abiti, dei costumi. Questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, che non potrà finire mai. Mi diverte molto mascherarmi. In questo tour, cioè, ho voglia di non avere sicurezze, ho voglia di buttarmi dentro un territorio di fragilità. Che non potrà finire mai. E per me, per buttarmi dentro un territorio di fragilità, è importante mettersi delle maschere proprio, perché la maschera ti permette veramente di liberarti e di andare fino in fondo, no? alla cosa che puoi raccontare. Sono degli elementi che devono ricorrere, che mi piace che ricorrano, e sicuramente la fantascienza. Fai tornare indietro il tempo. Anche il mondo dello spettacolo. Il motociclismo, il motocross. Ma anche l'Africa. Questi immaginari vorrei portarli sul palcoscenico, tutti mischiati però. Perché questo? Io non so rispondere a questa domanda. Questo è l'ombelico del mondo! L'ombelico del mondo! L'ombelico del mondo! L'ombelico del mondo! E qui? Facce metisse di rasse nuove, come il millennio che sta iniziando. Questo è l'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo.
del mondo. L'ombelico del mondo. Io sono rimasta vedova molto giovane, avevo 30 anni. Angelo faceva la seconda media e io ho vissuto per loro. Se non ci avessi avuto loro, io sarei andata matta. Gli ho dato l'onestà, la serietà. Gli dicevo sempre, ricordatevi però che uscite da quella porta c'è un altro tipo di società e quindi dovete stare attenti. Però non me l'ha captato tanto Angelo. Un po' mi ha deluso, devo dire la verità, perché ho voluto prendere una strada che non è mai garbata e quindi vorrei che fosse un po' più con i piedi per terra. E seguisse un po' più i consigli degli altri. Gli dici guarda che lì c'è un muro, ti fai male, stai attento. Lui va avanti e prende le trambate. E se sei tanto mammalucco poi le trambate le becchi e ne becca una presa all'altra. Questo è il fatto. È nato un sabato pomeriggio in una discoteca che si chiama Veleno, una piccola discoteca di Roma, e dove io sono andato lì e ho visto un DJ che per la prima volta, tra tutti i DJ romani che mettevano dischi, lui parlava anche al microfono, faceva rap dal vivo, era un'altra cosa rispetto a tutto quello che si vedeva in giro. E io quel giorno dissi, mi piace questa cosa, voglio fare il DJ nella vita. Poi ho studiato perché, sai, mamma ci teneva alla laurea, però ho sempre fatto il DJ, cioè da quando avevo 19 anni, sempre il DJ, sono arrivato a 46 anni e ancora insisto a fare il DJ, nonostante tutto. Per me Lorenzo è l'ispirazione della vita. Roma è piena di luoghi dove Lorenzo, diciamo, è stato, le famose targhe, qui è passato. Il Garibaldi della musica. Diciamo che c'è Goody Music, che è il punto d'incontro di tutti i DJ romani. Per Lorenzo poi quel posto è stato particolarmente importante perché il proprietario di quel posto gli ha prodotto il suo primo disco, che è Walking. Io quando vado a lavorare mia figlia dorme. Quando io dormo mia figlia sta a scuola e quando poi il pomeriggio stiamo sempre insieme. E va bene così. Mio fratello è un super avvocato. Lavoro bellissimo, importantissimo, però vede poco i suoi figli. Io ho uno stipendio da paura, preferisco un sorriso di mia figlia. È un'altra cosa. Le soddisfazioni sono un'altra cosa. So, una passeggiata per Roma di notte, una serata che ti lascia dentro delle emozioni fortissime, perché magari quel giorno hai fatto ballare tutti quanti. Quando ho iniziato a fare il DJ tanti anni fa, feci una cosa, no? In discoteca al Veleno, in questa piccola discoteca di Roma dove lavoravo. Il primo giorno vidi che le luci puntavano tutte sulla pista, come era di tradizione nelle discoteche di quegli anni. E la console non era illuminata, era al buio. Allora io ho sentito questa cosa di prendere due fari che puntavano nella pista e puntarli verso la console, in modo da poter vivere la console come un piccolo palcoscenico. Poi la notte romana purtroppo il Veleno l'ha cancellato perché sai, i locali aprono, i locali chiudono, le mode cambiano. Quindi il Veleno non c'è più e a me un po' dispiace.
volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Se tu mi chiedi quanti anni hai, ci devo pensare. Se tu mi dici quanto sei alto, è automatica la mia risposta. Quanto sei alto? 1,90 m. Boh, lo so. Ma mi dici quanti anni hai? Passa un momento. Devo ricordare, è una cosa che non è acquisita, il numero dei miei anni. Non è acquisito. Perché in effetti ne ho tante diverse di età, no? Passano alcune musiche, ma quando passano la terra treme. La cosa che mi piacerebbe di più è avere obiettivi, perché mi sembra che avere obiettivi sia la cosa che ti mantiene fresco. Quando io non ho obiettivi mi intristisco, anche a qualsiasi età, perché negli obiettivi c'è il senso dell'immortalità proprio, perché è quello scorrere del tempo che non percepisci. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo. E non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola. Mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti, negli occhi pieni di te. Sbocciano te, quando tu hai degli obiettivi e li stai perseguendo, ti dimentichi lo scorrere del tempo. Io quando preparo una tournée mi dimentico di mangiare, no? Mi dimentico che ore sono, non mi dimentico tutto. Allora io so che fin quando ci saranno quei momenti, io non sarò mai vecchio. Sarò sospeso in un attimo di immortalità, come quando avevo 8 anni e scavavo una buca sulla spiaggia, no? Cioè il bambino quando gioca non sa che ora è, finché la mamma non gli urla che è pronto non potrebbe andare avanti all'infinito fin quando crolla, no? E allora questa caratteristica dei bambini è la magia della vita. E gli occhi pieni di te. Però potremmo fare in fretta che... Pignola, precisa a quello che deve fare, molto attenta a noi perché siamo celiaci e molto attenta a tutte le persone che a cui affetto. Chi tocca? Scotty, vuoi? No? No, no. Vai, tocca a te andare in bagno. Go! Persona molto tranquilla e simpatica che a cui fa socializza molte persone. Ecco. Il negozio in cui lavora è uno dei più antichi di Taranto. Un metro. Per esempio è del 1890, se non mi sbaglio. E cosa mi racconti di mio sorello? Fastidioso ma anche divertente, gioca sempre quando glielo chiedi ai giochi che piacciono anche a lui, è monotono. Giovanotti lo consideriamo come un familiare, infatti gli abbiamo soprannominato Zio Lorenzo, come se fosse uno zio. Io prima di fare pop facevo calcio, no? Un pomeriggio in campo tutti erano in attacco e io ero in difesa mentre ballavo, facevo capriole e cose del genere. E allora
proprio appena finita l'allenamento, il mister mi disse a mio padre: senti Gianni, portalo ai pop perché è fatto proprio per la danza. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare così. Giovanotti è da 4-5 anni che lo seguo. La sua musica mi piace perché comunque è sentimentale, ma a volte è anche molto, molto stile hip hop, stile classico. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti. Quali sono le canzoni che ti piacciono? In specifico tutte, perché comunque, come ho detto, sono canzoni che esprimono sentimenti abbastanza intimi. Si gettava sulle cose prima del pensiero, la sua mano era vicina ma afferrava. La cosa che mi fa felice come un pazzo è ballare. Quando ballo provo un'emozione di libertà, perché posso sfogarmi anche nei giorni più tristi. L'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Ciao mamma, ciao papà. Della città, il suono di un motorino. Quando sono sul palco penso di essere finalmente libero e di potermi sfogare per quanto voglio. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango, e mi fondo con il cielo con il fango. Però potremmo fare in fretta, che quando inizia il saggio io mi dovrei anche mettere, cambiare questo e mettere due maglie. Sono a mille e non vedo l'ora che cominci questo saggio. Sono proprio contenta, ho fatto tanti sacrifici. Si merita questa serata, Daniele. Quanto manca. Ci siamo, la mamma. La villa per i prato è qua giù. Guardare un palco buio, ci dovevano essere musica, suoni, luci, è tutto buio ed è triste. Dai, che domani si parte. Va. Ci divertiamo, recuperiamo. E magari spi qualche trucco a zio Lorenzo. Hai ragione. Vedo nuvole in viaggio, forma delle cose che cambiano, mi viene un po' di coraggio, se penso che le cose poi non rimangono mai, come sono all'inizio, 2015, nuovo solstizio, se non Daniele, cambiare, Dani, oggi sarei calzato. Lui non mi ascolta, non c'è verso. Tra le braccia del... Giovane, senti, mi aspetti. Mamma, non voglio parlare, è inutile che mi stai continuando a cercare di farmi parlare in qualsiasi modo. Non voglio parlare. Vabbè, adesso non mi sfasciare i capasisi, perché sennò non ti cago proprio. Già è tanto che ti ho ascoltato. Questo è un tuo momento, Daniele. Un momento che vuoi stare da solo? Sì, voglio ascoltare un po' di musica. E non la puoi ascoltare per un po'? No, invece è l'unico momento in cui sto tranquillo. L'eternità è un battito di spina, faccio file di fight. Ma io andavo molto a vedere i concerti, andavo anche a vedere i concerti da solo. Sono sempre andato ai concerti con lo sguardo di chi voleva stare lassù. Ciao ragazzi, buongiorno. Un castello di sale, costruito sulla riva del mare. Giorgino, entro passo passo, entro lentamente. Piano, 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 sto emozionato, ragazzi, a me io si mi emoziono, guarda caso, cioè è un anno che ci teniamo sto coso, adesso lo vediamo costruito. Poi... Ho iniziato ad andare ai concerti che avevo 14 anni e già ero sempre lì per vedere che cosa succedeva. Beautiful, eh? Yeah, you should
e guardavo il fonico di palco, guardavo quelli vestiti da Rodi, la tribuna stampa, i giornalisti, guardavo quello che accadeva dentro quel posto lì. È alto, eh? E soprattutto mano a mano che vai vicino diventa ancora sì, più sì. Certo. Ed ero più interessato a quello forse che non a cantare la canzone insieme al cantante. Anzi, quando avveniva quel momento lì, osservavo quel momento lì quasi dall'esterno per dire come fa, qual è, cosa succede, perché succede questa cosa. Bello, bello. In questo momento non si può rispondere al telefono. No, è un momento di meditazione, no? Dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia, ragazzi! Per questo che poi quando costruisco uno spettacolo lo costruisco anche in questo modo qui. Questo è proprio qua, è proprio favoloso. Perché questo è un altro spettacolo. Starci sopra è una favola. Io faccio il performer, non sono un cantante. Il performer è lo spazio che occupa, col corpo. E quindi lo spazio scenico è molto importante per me. Cioè è incredibile. È un palco, è tutto il campo. Incredibile. È una città, si può costruirci uno spettacolo anche semplicemente con i movimenti. Pensa a quelli qua dentro quanto si divertono. Per esempio, a me non mi piacciono i concerti chiusi, non mi piace la scatola. Quando entri in uno stadio, non c'è il tetto, è una cosa che mi piace molto. Questa cosa qui, capito, del che non che è un po' tutto storto, esatto. Che rende tutto magico, no? Sì, sì. È proprio grosso. Grandino, il palco. Speriamo bene. Grosso così, chi è che ha mai suonato su un palco così? Io no. Mai. Tutta la mia vita gira intorno alla musica, è sempre girata intorno alla musica, tutta, cioè la mia priorità principale è sempre stata quella musica. Quindi ho sempre avuto questa sensazione che prima o poi qualcosa, magari non così velocemente, però qualcosa sarebbe successo. Favoloso. Dai. Cominciamo. Buon ascolto, siamo qui nell'Open Space con Ed Menichella e così stiamo parlando ovviamente di musica locale, anche perché c'è stato un momento importante nella tua vita. Come ti è venuto in mente di fare la cover di Sabato di Giovanotti? Sta cosa strana per me. La cover di Sabato è venuta in mente perché ho sentito il pezzo alla radio e mi è piaciuto molto, nel senso che quella canzone lì per lì mi ha proprio spiazzato. Sono rimasto quasi scioccato a dire che sento che c'è proprio qualcosa di nuovo, di innovativo. Quindi me la sono messa a riascoltarla, alla fine mi sono accorto soprattutto del testo, che ho capito proprio la profondità e il significato. Il testo appunto mi ha richiamato a una sensazione di malinconia, poi ovviamente sono interpretazioni, no? Nel senso lui l'ha fatta più dance quasi, e a me è venuta questa interpretazione più... E quando l'ho registrata mi sono accorto che mi piaceva come era venuta, insomma. C'è proprio il sapore della canzone che secondo me ha la provincia dentro, no? Che tu la fai blues, che la fai come l'ha fatta Lorenzo, quella malinconia c'è dentro. E adesso a letto, bambini, spegnete la TV. Troviamo un posto dove stare solo io, solo tu. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Quindi in 3 giorni io ho avuto uno scombussolamento incredibile, perché mi sono ritrovato ad aver fatto la canzone in casa mia, nel mio studiolo, proprio lì. E il giorno dopo Giovanotti stesso che te la commenta, poi su Radio DJ, senza casa discografica, senza nessuno, che pam. Sono svegliato la mattina, c'è la canzone su Radio DJ, la tua, la mia. Che sembra tutto finito, poi ricomincia. Sabato, sabato,
anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora. Quando dice come in un sabato di provincia, che sembra tutto finito poi ricomincia, quello subito ha detto è vero, è così, perché nei sabati sera in provincia sembra tutto finito, poi ti accorgi che ancora la festa non è finita, c'è un nuovo, c'è un posto che è ancora aperto, un localino, c'è qualcosa, no? Quella frase mi ci sono rivisto. Sulla scena sembrano tutti più contenti di noi, ma per un giorno lo sai possiamo essere eroi. Alla prossima, eh. Oh, allora non ci dimenticare, devi tornare, sì, mi raccomando. Ciao, ciao. Allora, ringraziamo Ed. Ciao. E buon proseguimento qui da RVT. Ogni mercoledì sera in estate, Anghiari accende le luci sul centro storico. Visto che è sapori e tradizioni. Ho avuto un momento prima di tutto questo in cui ho pensato, cavolo, dopo tutti questi anni comincia a essere, insomma, grandino, e non è che è successo niente di tutto quello che pensavi sarebbe successo con la musica, eccetera. Quante altre notti consumate a pensare, pieni di guai senza riuscire a dormire. Forse è sbagliato il fatto che non hai mai contemplato l'idea del fallimento, del fatto che questa non sia la tua strada. Mille discorsi. Poca voglia di fare. L'ho pensato una volta e poi dopo ho continuato, non ci ho pensato e è successo quello che è successo. Quindi adesso meno che prima, se ho dei momenti in cui penso forse no, forse sì. Cioè, questo so che è il destino, quindi lo sento. E continuo, sì, sì. Fragilizzazioni, frasi e luoghi comuni, falsi sorrisi, hashtag e consumazioni. Poi a un tratto la tristezza che ti apre il cuore, impaurita, insicura, in cerca di ammirazione, appesa ad un lato. Ok. Gli puoi dire subito, se mi alza la voce, o gli alti della voce, sento solo. Grazie mille. Io faccio tutto quel pezzo che è super elettronico, nessuno suona in quel pezzo, tranne alcuni momenti del pezzo in cui fanno pa pa pa. Sai, io uno spettacolo non me lo godo mai fino in fondo, perché durante lo spettacolo devo fare delle cose. Per cui è come chiedere a un pilota di Formula 1, ma tu te la godi la gara? Non lo so, non è la parola giusta, perché devi stare sul, devi stare lì, perché comunque io devo stare attento a un sacco di cose. In modo che all'inizio non si capisce bene cosa sia, sia proprio un sottofondo, e poi cresce fin quando mi dai un 4 e iniziamo il brano, va bene? Cioè, a me se non mi si accende una luce, io lo so, lo sento. Lo sento perché è il mio mestiere, perché lo sento, perché me ne accorgo. Sono talmente dentro che per me il palco, lo spettacolo, è semplice, è proprio un prolungamento di me. Questa notte è fantastica. Ci sarà missione. I nostri sguardi. Sono l'unico che ha la visione di quelle della sensazione che deve uscire fuori. Devo avere la totale perdita di controllo contemporaneamente al totale controllo. Cioè, queste due cose devono stare insieme. Vivo dei sensi di colpa io, rispetto ai miei guadagni, rispetto all'amore che la gente convoglia verso di me, no? Mi sento in dovere di, se tu mi dai un centesimo, io ti devo dare un centesimo e uno. E quindi ho bisogno di sentire di aver fatto tutto, di aver abitato le lampadine se possibile, perché mi fa sentire un po' più a posto. Ragazzi, domani si va in scena. No, volevo una cosa di più. Argomento del giorno, purtroppo, è Antonio Cairoli e tutto ciò che è successo. Ricordiamo ieri la caduta di ieri. Terra, un ematoma
importante sull'avambraccio e purtroppo abbiamo dovuto lavorare fino a tanto per drenare, per pompar via i liquidi che erano degli eroi del fango e uno di questi si chiama Antonio Cairoli. E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. È arrivato proprio a un niente da dare forfè, da non partire. Poi all'ultimo momento ha deciso di mettersi con l'adrenalina e la voglia di vincere in alcuni momenti, diciamo, di far fare cose diverse, diciamo, dagli altri, e vuoi dare sempre il 110%, quindi magari ripensi a quel momento magari dopo, quando sei non in gara. Sui motori, dentro la marcia, giù il cancelletto, partiti! E vediamo che là davanti Lupino è partito bene, con anche Benassone, è incredibile! Ed il sangue si mescola e l'amore è una trappola. Mica sempre, però qualche volta ti libera. Sta correndo con l'avambraccio sinistro disastrato, ma sta resistendo. La vita non è solamente retorica, ma sostanza purissima. Antonio sta combattendo come un leone, sta stringendo i denti, sta cercando in tutti i modi di portare a termine questa gara. Fino all'ultimo attimo, dove suona la musica, nella terra degli uomini, dove trovi il tuo posto per chi ti sorride da un angolo. Eccolo qua che taglia il traguardo, Tonino settimo, eroico! Fino all'ultimo attimo. E finisce il calvario di Tonino Cairoli. Fino all'ultimo attimo. Giù il cappello, ragazzi, per questo immenso campione. Oh. Bell'Inter Palermo. Esatto. Allora, ecco qua. E allora inizia Palermo Inter. La sfida è il viaggio. Questa avventura si è rivelata. Si è rivelato non lo so, una specie di sogno che avevo nel cassetto, ma che forse non conoscevo neanche io fino in fondo. Nel corso del tempo il coraggio si è costruito. Si è costruito grazie alla mia famiglia, che mi ha dato un supporto incredibile in tutto. E poi non lo so, forse è una spinta che viene da dentro o qualcosa che mi sono imposto, cioè quello di non arrendersi in nessun caso e cercare di affrontare qualsiasi difficoltà. Prepari. E il sorriso non lo so, forse mi viene spontaneo, non so dirlo. D'altronde Inter Palermo è meglio che finisca in pareggio. Dai. Genova, oh, la Concordia, la Schettino. Io sono entrato a San Siro nel marzo del 91 per vedere una partita di Coppa UEFA dell'Inter. Quindi portare un interista dentro San Siro a vedere il concerto del proprio cantante preferito, credo che non ci possa essere veramente di più fantastico. San Siro stasera sarà una bolgia. Non voglio sapere niente, voglio essere sorpreso. Coordinate est, fascia di asteroidi K9, 742, nave chiama base, rispondete. Tutta una parte fondamentale della mia vita è fatta di... E forse questo lo devo, non so, probabilmente alla Francesca o ad altre persone intorno a me che comunque mi tengono sempre in stretto contatto.
con alcuni elementi di pura umanità, no? Cioè io, la Francesca è una che è in grado di, il giorno dopo della data di San Siro, è in grado di chiedermi di portare giù la spazzatura. Fai tornare indietro il tempo. Lei lo fa apposta, e ha ragione lei, capito? Capito? Io dice, ma che si è fatto? Cioè io non so se hai visto, non so se hai visto chi sono io, non so se vedi questi manifesti qua di in giro per la città. E lei però, capito, dice no, proprio per quello, no, è ora che adesso vai a portare giù la spazzatura, oppure chiami il veterinario, andiamo a fare il vaccino al gatto, no? E quindi io mi trovo la sera prima, sono a San Siro, e il giorno dopo faccio il vaccino al gatto. E questo è, probabilmente se non succedesse questa cosa qui sarei morto. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Io sono Ed Menichella e adesso vi farò sentire un pezzo che ho scritto io, si intitola La notte più bello, si vive meglio, per chi fino alle 5 non conosce Sbadiglio e la città riprende fiato. Oltre al DJ, per un certo numero di anni ho fatto anche il direttore artistico di un locale e io notavo che esistevano tribute band di chiunque, però cioè, se per me era assurdo che Lorenzo non ce n'avesse una, e quindi abbiamo creato questa tribute band, siamo partiti. Come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese. E poi a un certo punto io ho voglia di incontrarlo a Lorenzo e scopro che lui fa un incontro sul tema del successo, e io prendo il microfono e gli dico: guarda, anche tu come i più grandi musicisti hai una tribute band, perché noi abbiamo creato la tua prima tribute band dedicata a te. La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono domani. Mariti, spacciatori, puttane, giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai. Gente della notte è la mia vita. Come dice lui, mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima delle 6. Io mi chiamo Angelo, faccio anche il DJ e certe volte non si dorme neanche alle 6. La notte è falso gioco e serve anche a quello, a far sembrare tutto un po' più bello. Bisogna essere onesti, però. Fare il DJ c'ha una sola controindicazione, che sono le mamme. Le mamme si svegliano massimo alle 7. La mia è particolare, perché si sveglia proprio alle 5 e mezza. Ma questo è la 7 e mezza. Capita un sacco di volte che mi guarda e mi dice: tu non puoi fare sta vita. Vado a dormire. Levate, va! Pure il bacio di Giuda, dai. Vado mai a dormire prima delle 6. Guarda che bello che è. Porca miseria. Secondo me è veramente qualcosa di stupendo. Ma ci vieni spesso? Sì, ci vengo veramente un sacco di volte. Hai visto? C'è la Torre Branca, il Castello Sforzesco, poi c'è Gaio Lenti, la mia vita sta per cambiare, sono io che l'ho scelto. Non sarà più la stessa, però ho paura. Non ci sarà più la scuola, non ci saranno i corridoi, non ci saranno i banchi. Ma il silenzio di una campanella che non suona più. Voglio partire felice, per questo vado al concerto. Voglio riempirmi il cuore di gioia per 3 ore. Così quando quella gioia finirà e tornerà la paura, io sarò già lontana. Voglio chiudere gli occhi e sognare fino a quando il mio sogno sarà vero. Voglio riaprire gli occhi, ma solo un attimo, per rivedere Milano un'altra volta. Non da un terrazzo, ma da un aereo. Ci han detto non staremo qui a mantenervi, etichettato come pigri e codardi, sconclusionati con problemi di nervi. Certe volte smarrita e risolta la mia generazione. Come le stelle ce ne andiamo col sole, un tramezzino fra.
aspetta un distributore. Sicuramente sarebbe difficile ripartire dalle piccole cose dopo le grandi emozioni che uno ha vissuto. È difficile tornare nel locale piccolo se poi sai che rimani lì. Fra citazioni, frasi e luoghi comuni, falsi sorrisi, attacchi e consumazioni. Poi a un tratto la tristezza che ti apre il cuore. Se c'è una cosa che ho imparato da tutti quelli che ho sempre ascoltato, tutti quelli che sono i miei idoli e comunque in generale, è che quando pensi di essere anche solo non arrivato, anche solo di aver raggiunto un traguardo, ti stai fermando, stai andando indietro. Quindi io spero proprio, cioè, vedo solo la strada, è la strada quello che a me interessa. Perché siamo testardi più della delusione, come mare in tempesta la mia generazione. Daniele, torni tra noi? Come te lo dobbiamo chiedere più, papà? Dai. Anche acqua ci abbiamo, vero? Ok, andiamo alla band. Sì. Stasera il concerto più grosso che noi abbiamo mai fatto. Non calate mai, sempre a spalla, eh? Abbiamo un parterre del uomo. Facciamoli divertire, come sempre, lasciamogli una bella nota. Mi raccomando, ci vediamo on stage. Uomini. Non ho paura di quando sono sul palco, perché comunque dopo uno o due anni capisci che può andare tutto bene. Se tu ti concentri. Ciao ragazzi, ci vediamo sul palco in giro, grazie a tutti, ciao. La paura è solo un timore di una cosa che non esiste, che comunque per te non dovrebbe esistere, perché comunque l'uomo è capace di superare qualsiasi paura. Un ragazzo fortunato, perché mai non regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. L'amore è un sentimento molto forte. E tornerò da te. Che diciamo si può provare solo una volta nella vita. Incontrarti ancora. Sei bello come il sole. A me mi fa impazzire. Quando lo show inizia, io sono una bestia. Io sul palco mi spendo completamente. Cioè non risparmio niente. Per cui in realtà mi vado a conquistare ognuno di quei cuori, punto a quello, me li conquisto con la forza fisica, con l'emozione, con il lavoro fatto, con l'energia, e lì si vede, lì non puoi mentire, poi in uno stadio non puoi mentire. Più di un anno fa mi è venuto in mente questo inizio. Mi piacerebbe arrivare sul palco arrivando dal futuro. C'è un'idea, facciamo un film per iniziare il concerto, come se il concerto iniziasse come un film. Dalle Hawaii erano i Robot Surfers con Hydroman. La prima voce di Cecchetto, non è male, che Claudio apre il mio concerto. Ora si torna a 229 anni fa. Dove entro? Qui? E uno spettacolo si giudica non da quello che manca allo spettacolo, ma da quello che c'è. Poi facciamo uno start per cambiare campo e poi dopo ce lo troviamo già con... Perché complicarti la vita? Sei mesi che stiamo lavorando a questa cosa. Avete pensato a un tipo di regia fatta anche lui avvicina a me, quelle cose un po' effettistiche. Quando poi io potrei tranquillamente andare sul palco e dire
Ciao ragazzi, partiamo con la prima canzone. Vuoi mega pulito o ti possiamo un po' vissuto? Il nostro riferimento è Wolverine. Okay. E quindi se io questa cosa non ce la metto, nessuno se la chiede. Nessuno se la chiede. Siamo negli anni 80 del secolo XXII. Siamo lì e io lavoro in un fast food futuristico. Viaggio Maria! Io faccio le patate fritte, insomma, faccio quella cosa lì. A un tratto irrompe un postino nel diner, nel fast food, mi porta un pacco. Al momento in cui ricevo questo pacco, capisco che ero lì ad aspettare quella cosa lì. O giovanottino! Ma subito a lavorare, tu sei indietro alle ordinazioni! Dai! Sai che ti dico? Che te li cucini da solo. Io me ne vado. Riceverò questo pacco, me lo porto a casa, lo apro. C'è dentro la pettorina che ho nella copertina del disco. La 1 dei 14, effetto 3, roll 2. Poi c'è una rondella, io tocco questa rondella. Sfioralo. Si attiva. E mi appare la sua maestà. Io mi ricordo di te. Ti ho cercato per tutto l'universo. Ornella Muti. La vera Ornella Muti. The original. Tu sei Lorenzo. Ti ricordi chi sei? Mi invita a tornare nel 2015. Ti senti? Ti stanno aspettando. Ti senti che ti stanno arrivando? Torna nel 2015, ristabiliamo il disordine. E quel momento in cui io sono un po' incantato da questa bellezza, scoppia un casino, sento che tutto comincia a tremare e la realtà intorno a me si trasforma e mi sento trascinare verso il palcoscenico. Poi dopo riconosco la madre, il ritmo, che è la mamma proprio, il battito del cuore che uno sente quando è nella pancia, probabilmente per quello ci piace il ritmo, no? Perché ci cresciamo per 9 mesi, la nostra prima esperienza come esseri umani è forse quella, no? Quella di un... E quindi esco fuori e sento questa cosa e sono a casa, sono nel pancione della mia mamma. Che è dove mi piace stare. Grazie fratello. Prego. Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino, procedendo in avanti senza passare dalla saggezza, masticando una gomma al gusto di bicicletta che non finisce mai, neanche se te ne vai, e lo ridico ancora. Per impararlo a memoria, in questi giorni impassiti di polvere e di gloria, e lo ripeto ancora, fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali. Siete contenti? Tantissimo. Bello, dai. Seduta dentro a un aereo, con il biglietto di un'altra, hai salutato la tua classe di eroi per fare il grande salto, per diventare la donna che sei, attraversando oceani di sguardi, senza passare dalla tristezza, innamorandoti dei bugiardi, masticando una gomma al gusto di dopo barba, che non finisce mai, tra mezzanotte e l'alba. E lo ridico ancora,
impazziti di polvere e di gloria, e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali. E hai disegnato a colori il mondo che hai immaginato, teneva in giro a fare tentativi finché non avrà combaciato.